Benvenuti a tutti! Da oggi incominceremo a intervistare i 5 personaggi dell'anno. Iniziamo con la rivelazione del 2012. Vittoria D'Angelo, 18 anni, frequenta il liceo classico, figlia d'arte. Ciao Vittoria! Ciao Claudia! Allora, ormai è noto in tutta Cefalù che la tua passione è il canto. Da dove nasce, quando nasce la tua passione? Allora, una data precisa non c'è. Diciamo che questa passione è nata fin da quando ero piccola, infatti ho partecipato a vari concorsi, ma all'età di 9-10 anni ho smesso, sai, è quel periodo in cui la voce cambia e quindi non mi ci trovo più bene. Poi 2 anni fa ho ricominciato grazie alla manifestazione di Giovedì Insieme e da là poi è ricominciato un po' tutto. Allora, tu stai esprimendo la tua passione in un paese che in questo momento è in netta difficoltà. Come pensi, pensi che ci possano essere degli sbocchi lavorativi nel tuo campo? Beh, questo purtroppo penso che non sia possibile. Infatti penso proprio che me ne dovrò andare da Cefalù se voglio continuare questa strada. Hai appena detto che hai un'intenzione particolare, l'intenzione di lasciare il tuo paese. Sappiamo che sei nell'anno della maturità, quindi quale strada vuoi intraprendere? Beh, ho iniziato a cercare qualcosa che posso fare, qualche università specifica. E c'è un'accademia a Roma, la St. Louis Jazz School, che è parificata ad università, quindi mi piacerebbe entrare, insomma, vorrei provare in questa scuola, in questa università. Hai detto che hai riscoperto questa tua passione 2 anni fa. In questo arco di tempo hai studiato qualche genere di canto in particolare? Cosa hai fatto? Sì, allora l'anno scorso mio padre ha contattato un'insegnante di Palermo che è venuta qui a Cefalù, si è creato un gruppo di 7-8 persone, abbiamo studiato insieme, ci siamo instradati verso il jazz. Quest'estate poi sono andata a Piazza Armerina per un concorso di jazz e lì ho vinto una borsa di studio, quindi è un anno che una volta a settimana vado a Palermo all'Open Jazz School per studiare e continuare questo genere di musica. Hai detto che la tua passione è il canto jazz, ma questa passione come è nata? L'hai avuta sin dall'inizio oppure è cresciuta pian piano? Questa scelta è stata casuale, infatti non era nei programmi iniziare subito con questo genere di musica. È venuta questa insegnante da Palermo che insegnava jazz, quindi abbiamo iniziato a studiare jazz. E poi di lì mi è sempre più piaciuto questo genere, perché è proprio la mentalità che è diversa di questo genere di canto. È proprio questa mentalità diversa, in che senso? Nel senso che diversamente nel jazz la voce non è... La voce è lo strumento, la voce è uno strumento, quindi non ha più valore di un pianoforte, di un basso, di una batteria, è allo stesso livello. È la creatività che c'è nel jazz, nel senso che con il parlato tu puoi esprimere tutto te stessa, è proprio questo che mi piace di questo genere. Per concludere, c'è un messaggio che tu vuoi lanciare ai giovani che come te hanno una passione, cosa vuoi dirgli? Ai giovani che hanno un sogno, e non posso dire altro che devono seguirlo e devono fare tutto quello che possono per realizzarlo, cercare di realizzarlo, non ho detto che sia facile. Io per esempio conosco 2 persone, ci sono 2 miei amici, una che ha scritto un libro, The Last Road, Carola Augello, e un altro ha scritto un libro di poesie, Fabio Maglio. Con molte difficoltà loro ci sono riusciti a realizzare quello che volevano fare, i loro sogni ci sono riusciti, quindi alla fine non è detto che ci riusciamo, perché ce ne sono tantissime, ci sono tantissime persone che hanno e che vogliono realizzare un qualcosa, il cosiddetto sogno nel cassetto, ma non è detto che ci riusciremo, però l'importante è provarci. Grazie Vittoria. Grazie a te Claudia e grazie a tutti i lettori che mi hanno votato. Per questa settimana è tutto, alla prossima.